Salve a tutti gli amici della rubrica Occhio all'Artista da Giuseppe Nappa. Stasera ci troviamo qui a Cimitile in questo scenario meraviglioso per Napoli Cultural Classic 2015 che vede il suo presidente Carmine Ardolino, il grande avvocato Ardolino. Quindi una grande manifestazione, tantissimi ospiti dello spettacolo, della cultura, della danza, del ballo tra premiati e premiatori. Veramente un grande premio che premia le eccellenze. Signore e signori, seguite Occhio all'Artista. Dai, basta giocare. Lavarsi le mani e torna a tavola, che è pronto. Siamo veramente con un grande artista che vediamo ovviamente in tantissimi film, tanti premi. Veramente una carriera eccezionale, nonostante la sua giovane età. Signore e signori, Nicolò Calvagna. Ciao Nicolò. Ciao. Nicolò, com'è stare davanti alle telecamere, tante persone che ti seguono, tanti film che hai fatti? Beh, le prime volte mi emozionavo tanto, ma ora sono tranquillo. Vado davanti alla telecamera e dico le battute e sto tranquillo. Un film che ti ha emozionato? Mio papà. Bellissimo. Sì. E poi in quello che mi sono divertito con Lil e Greg. Lil e Greg è stato il film di Natale, veramente un film eccezionale, eri favoloso in quel film. Grazie. E, con Lil era molto simpatico, faceva ridere e con Greg ero più riservato, però discutevamo sui film. Quindi un bel rapporto avevi sia con Lil che con Greg? Sì, molto con Lil e Greg, avevo un buon rapporto. Ti piacevano anche come persone? Sì. Quindi ti sei trovato benissimo. Poi ho visto tanti premi, Nicolò, anche stasera qui a Napoli Cultural Classic. Com'è ricevere un premio? Beh, quando ricevo un premio sono sempre emozionato. Poi quando salgo sul palco sono naturale. Tu vai a scuola, il rapporto con i tuoi amici com'è? Insomma, non è che è proprio... perché... loro come sono un po' gelosi, e come qualche volta non giocano con me, quindi mi sento un po' solo. Ah, quindi però ti fermano per gli autografi all'interno della scuola? Vabbè, alcuni sì. E il tuo gioco preferito qual è? Il calcio. Giochi a calcio? No. Ah, non giochi. Perché sono... vabbè, non sono molto bravo a giocare a calcio, però seguo molto il calcio. E il tuo artista preferito, lo possiamo dire, chi è? Se c'è stato un artista che ti piace, che ti sei ispirato e ti piace come grande attore? Allora, mio papà, e beh, non posso dire che mi sono ispirato, però come vorrei lavorare, mi sto un po' allargando con Robert De Niro, con attori un po' internazionali. Nicolò, diciamolo al pubblico di Occhio all'Artista, quanti anni hai? Quasi 9. Ciao a tutti, sono Nicolò Calvagna e ho quasi 9 anni. Spettatori di Occhio all'Artista, ciao a tutti. Il premio Napoli Cultural Classic è arrivato a festeggiare i suoi 15 anni questa sera. Siamo con un grande attore ma anche regista, Stefano Calvagna. Buonasera. Buonasera a voi e grazie di avermi ospitato in questa splendida cornice che non conoscevo e devo dire che è una location straordinaria, ci si può pensare di fare un film, perché no, è proprio veramente bella, complimenti. Stefano Calvagna, tanti film, tante ovviamente apparizioni fatte, ma un suo sogno nel cassetto? Beh, diciamo che i sogni nel cassetto sono tanti, perché uno non deve mai smettere di sognare. Uno è un sogno particolare che mi ricorre spesso, è quello di vincere un premio importante anche a livello, diciamo, nazionale, perché io ho fatto tanti film con grandi sacrifici, senza mai sfruttare il pagapantaloni ministeriale, come disse una volta un critico proprio vostro, che era Caprara, e su un mio film che apprezzò molto, Il peso dell'aria. Dice: Calvagna fa tutto veramente da solo, con grandi sacrifici, non ha mai preso il pagapantaloni ministeriale, però veramente meriterebbe un riconoscimento, un premio. Ecco, quindi il sogno del cassetto è che magari avvenga un giorno un premio
meritocratico proprio dal punto di vista produttivo e per il coraggio che ho dimostrato, perché molti altri avrebbero già mollato, mentre io non l'ho fatto e ho ottenuto sicuramente grandi soddisfazioni, ma ho passato insomma dei momenti particolarmente difficili e duri che magari tante altre persone avrebbero tirato un po' i remi in barca. Invece do un consiglio a tutti, anche ai giovani, di non mollare mai, anche a chi inizia adesso un percorso artistico, che a differenza di tanti anni fa ora un film te lo puoi girare anche con un telefonino, quindi insomma chi ha questa fantasia e voglia non deve demordere. E poi ecco, non buttatevi insomma per forza a fare i critici quando non diventate artisti, perché poi paradossalmente sembra che è quello che io penso, un uomo diventa un critico quando non può essere un artista, invece bisogna che uno insista e non diventi poi una persona che con frustrazione interiore vada a sparare a zero su opere degli altri che magari sono riusciti meglio di loro. Stefano, so che bolle qualcosa in pentola, ci puoi dare qualche anticipazione? Ma io di solito le anticipazioni non le do finché non ho una certezza matematica, perché sono abituato a preparare i miei film quando c'è proprio una garanzia di aver firmato un qualcosa che mi dice Stefano iniziamo tot giorno. Ecco, io su questo sono molto preciso. Sicuramente sarà un film molto interessante, tratteremo un argomento estremamente attuale, questo lo posso dire come anticipazione, e sicuramente è un argomento che non hanno affrontato in molti, soprattutto in Italia, e quindi ho grande entusiasmo per questa cosa, ma tanto avverrà molto a breve scadenza, perché poi se tutto va bene inizieremo le riprese il 29 di giugno, quindi la preparazione è la prima settimana di giugno, quindi è una cosa che la prossima settimana già si potrebbe sapere, però io se ve lo dico di stasera purtroppo non posso, non lo dico per la scaramanzia e anche perché a mio parere va sicuramente detto quando c'è l'ufficialità ed è giusto che sia così. Un film che vi è particolarmente a cuore, che vi è rimasto a cuore? Ce ne sono diversi, se dobbiamo parlare del passato sicuramente C'era una volta in America, per me è un cult unico sotto ogni punto di vista, è proprio un punto di riferimento. Se parliamo di film diciamo più recenti, mi è piaciuto molto il primo film di Paolo Sorrentino, L'uomo in più, che è un film che io rivedo volentieri e secondo me è il suo migliore film, la sua migliore opera di quelle che ha fatto, quindi sono due film che... Uno insomma di un grande scomparso Sergio Leone e un altro di un regista che insomma ci ha portato a casa un Oscar, ma automaticamente io ho preferito sicuramente il suo primo film, gliel'avrei dato al primo un premio, diciamo adesso non l'Oscar ma sicuramente un premio importante. Saluto tutti i telespettatori di Occhio all'Artista e soprattutto occhio ai miei film, andateli a vedere quando escono a Napoli, perché io amo Napoli e questa città mi appartiene sotto tanti punti di vista. Ho girato un film anni fa, proprio all'inizio della mia carriera, con Luciano Caldore, che era pazzo d'amore, quindi rimango sempre un po' attaccato, ho tanti amici in questa città, quindi spero di vedervi numerosi in sala al mio prossimo film. Lasciate perdere i film americani, vedete i film italiani. Ciao. Siamo qui sempre a Cimitile con Giorgia Gianetiempo, Napoli Cultural Classic 2015, questo grande premio con la grande Giorgia Gianetiempo, è sempre un piacere averti in nostra ospite. Come va Giorgia? Ma piacere mio, buonasera, tutto bene, contenta ed emozionata di essere qui, un onore per me. L'onore è tutto nostro. Giorgia, volevo dire, tu tanti premi, sappiamo La Rossella di un Posto al Sole, ci puoi dare qualche anticipazione su quello che vedremo, su che cosa succederà? Ma guarda, anticipazioni non penso, però si sa, adesso viene periodo di esami, di maturità, quindi anche Rossella dovrà fare la sua maturità, però si vedrà come lei affronterà la sua maturità. Poi è tutto da vedere, logicamente. Napoli Cultural Classic 2015, questo grande premio. Che emozione è ricevere sempre un premio per quello che si fa? Beh, è una grandissima emozione, perché soprattutto è una soddisfazione dopo tanti anni di sacrificio, di lavoro, anche se per me ormai è un gioco, non è tanto un lavoro, è davvero un onore essere qui a ricevere questo premio, soprattutto da parte di un'attrice giovane, ho solo 18 anni, quindi sono davvero contenta. Poi per Un Posto al Sole, soprattutto che è una soap più lunga d'Italia e soprattutto che caratterizza la quotidianità di Napoli, quindi è molto importante. Giorgia, un tuo sogno nel cassetto? Attrice, continuare come attrice, studiare da regista e chissà,
poi vi do una piccola anticipazione. Vai. Giugno uscirà il mio primo singolo. Mi vedrete nelle vesti di cantante. Mentre entro dicembre uscirà il mio album, il mio disco. Un album intero? Un album intero. Di canzoni edite o inedite? Inedite. Tutte inedite? Tutte inedite. Quindi tutte scritte per me. Quindi vedremo anche una Giorgia cantante. Esatto, mi vedete in vesti di cantante. Un saluto all'occhio all'artista. Un bacio, grazie. Qui sempre per Napoli Cultural Classic 2015, questo grande premio con una grande attrice, una grande artista, Rosaria De Cicco. Buonasera e benvenuta. Grazie, buonasera, troppo grande. Insomma, io sono alto 1,5 m, quindi insomma voglio dire grande, diciamo, intellettualmente, speriamo. No, a parte che siamo in un posto meraviglioso, è il terzo anno che io partecipo, sono stata premiata il primo anno, il secondo anno ho dato un premio, quest'anno non so perché ci sono, ma sono ospite di Carmine Ardolino, che è sempre così gentile, così squisito, e anche perché poi si fa questa festa a casa sua dove si mangia benissimo, e quindi è uno dei tanti motivi per essere qua. Ma adesso basta dire cialtronerie. È veramente importante che ogni anno tutte queste cose si rinnovino, perché i premi possono sembrare delle cose per cui ce la cantiamo e ce la suoniamo, insomma, invece non è così, perché il riconoscimento, soprattutto c'è stata un'introduzione molto bella fatta da uno dei due attori, che racconta del fatto che le cose che sono visibili, per loro non c'è bisogno di parlarne, mentre per quello che non si vede, per l'arte, per il genio, per il guizzo artistico, di quello bisogna parlare, perché altrimenti non lo conosce nessuno, se non attraverso le opere che rimangono. In questo caso le opere che possono riguardare la mia competenza sono quelle teatrali, televisive, cinematografiche, e dare un premio a quelle che hanno, o agli interpreti, o alle persone che hanno dato il meglio di sé, significa far seguire una strada. E quindi il premio per questo è importante, perché dà una indicazione, ecco, vedete, quella è l'eccellenza, e questa è la serata dell'eccellenza. Io sono veramente contenta di essere stata invitata, a parte che vedere le bellezze di cui siamo circondati, mi hanno raccontato che perfino i giapponesi, e ce ne sono tanti in sala, vengono a scavare per ritrovare i resti meravigliosi che abbiamo in questo paese, per cui evviva, spero di venire tutti gli anni, e soprattutto adesso che ritorno mi farò prendere in giro dal presentatore, perché sicuramente è uno spiritoso e quindi qualcosa me la dirà. Per cui grazie, grazie veramente, sono molto felice di essere qui. Ciao a tutti, occhio all'artista. Effettivamente, per riconoscere un artista oggi ci vuole occhio, e voi, sono sicura, lo avete. Ciao. Napoli Cultural Classic 2015, questo grande premio qui a Cimitile, veramente in un posto straordinario, ma noi siamo, e questa notizia la diciamo subito ai telespettatori di Occhio all'Artista, con veramente un Oscar del web, tre Oscar del web per Giuseppe Cossentino, regista, autore e sceneggiatore. Buonasera Giuseppe. Buonasera a te Giuseppe, sempre un piacere essere tuo ospite di questa ormai rubrica storica Occhio all'Artista. Beh sì, sono tre Oscar che ho vinto precisamente un mese fa ai Rome Web Awards 2015 con il mio progetto storico che è Passioni Senza Fine, la prima radio soap italiana, come miglior web soap. Poi il progetto Napoli nel cuore, tratto il corto tratto dal libro della poetessa Tina Piccolo e dal giornalista Giuseppe Nappa, che ha vinto come miglior sceneggiatura. E infine un Oscar alla carriera per aver riportato il radiodramma dopo 40 anni sul web con le nuove tecnologie, in una forma nuova, con i nuovi media. Quindi è stata una bella ricompensa dopo tanti anni di sacrifici, di lavoro, di professionalità. Beppe, tu la professionalità è di casa in te?
proprio nel tuo nome, no? Come si dice, un nome artistico, Giuseppe Cosentino. Sì. È veramente una professione. Da stasera sarai uno dei premiatori qui al Napoli Cultural, sì, Classic. Addirittura uno dei premiatori in questa splendida cornice di cimitile delle basiliche paoloecristiane, uno scenario suggestivo. Si premiano le eccellenze del 2015, eccellenze non solo del territorio, ma eccellenze in ogni arte, del cinema, della danza, del giornalismo sportivo, del giornalismo in generale, tutte le sezioni. Io come Oscar del Web infatti ringrazio l'organizzazione che mi ha dato questa possibilità di essere un ospite d'onore, ma l'onore è mio, come premiatore di questa 15ª edizione ormai storica. Occhio all'artista. Siamo sempre qui in questo magnifico scenario di Cimitile per Napoli Cultural Classic 2015, questa 15ª edizione, con un grande giornalista, veramente un signore della stampa, ed è Amedeo Gorria, appena premiato. Buonasera, appena premiato in questo contesto di queste sette chiese, queste sette basiliche paleocristiane medievali che non conoscevo, che sono un inno alla bellezza, alla riflessione, anche a eventi come questo. Dottore, noi la vediamo in tantissime trasmissioni, lei è ovviamente un signore, come dicevo, della stampa. Oggi com'è il mondo calcistico? Sai, io penso che innanzitutto il giornalista deve essere un po' un servitore, no? Un servitore degli ascoltatori o dei lettori, nel caso del giornalismo scritto. Beh, il momento della stampa è un momento difficile, perché chiaramente c'è un'evoluzione dovuta allo sviluppo del web, di internet, per cui c'è una frammentazione dell'ascolto, sia per quanto riguarda la fruizione di programmi sul piccolo schermo, e per quanto riguarda i giornali c'è una chiara difficoltà nel vendere copie, tanto che c'è il passaggio chiaramente a internet anche nella pubblicazione dei giornali, chiaramente sullo schermo, sugli smartphone, sugli iPhone, e a questo si unisce anche un momento difficile della stampa, un momento difficile dell'occupazione, un momento difficile nell'arrivare a una professione che chiaramente tende a rigettare chi prova ad avvicinarsi. Per quanto riguarda poi ancora lo sport, beh, lo dicevo anche nel momento della premiazione, chiaramente prima c'era maggiore spontaneità, maggiore genuinità, oggi tutto è orchestrato e amministrato e organizzato alla luce di chi ha acquisito i diritti televisivi, soprattutto televisivi di cui può fruirne, per cui anche i giornalisti della stampa scritta finiscono con l'essere spesso un po' negletti, un po' spesso messi un po' da parte, perché i giornali non pagano gli eventi e quindi finiscono con l'essere soltanto spettatori e non protagonisti, nel senso di avere la priorità in quelle che possono essere le interviste o la fruizione del prodotto spettacolo sportivo stesso. Io alle amiche e agli amici di Occhio all'Artista, buona vita, buono sport, ma soprattutto date molto da fare in un momento difficile. Sono certo che coronerete quelli che sono i vostri sogni professionali, affettivi e di vita. Ciao! Il presidente di Napoli Cultura Classic, Carmine Ardolino. Ciao Carmine. Allora, buonasera a tutti, semplicemente grazie perché ancora una volta siamo riusciti dopo 15 anni in questa impresa a far sì che questo sia un luogo di incontro di culture, e credo che da qualche anno lo stiamo mostrando. Siamo qui in Napoli Cultural Classic 2015, 15ª edizione di questo grande premio, con l'avvocato, con il presidente Carmine Ardolino. Buonasera e complimenti. Buonasera a voi. È terminata appena adesso la 15ª edizione, in questo scenario bellissimo delle basiliche paleocristiane di Cimitile. Qualcosa di meraviglioso, con degli artisti che rappresentano l'eccellenza nei vari campi della danza, della musica, della pittura, della scultura. Veramente ospiti internazionali, direttamente dalla Cina, Albania, Messico. È stata un'emozione veramente straordinaria, un incontro di culture in questo luogo veramente bellissimo. Infatti qui accanto a noi, lo voglio presentare, c'è uno dei più grandi fotografi e fotoreporter del mondo, che rappresenta in questo caso per l'eccellenza per la fotografia della Cina direttamente, Chen, ricordo il suo nome, Chen.
Chen Wenjin, che è uno dei più grandi fotografi, fotoreporter del mondo. E quindi ci ha dato l'onore di stare qui stasera al Civitile. Veramente è una grandissima emozione per tutti quanti noi che amiamo l'arte e la cultura. Noi ci siamo commossi, veramente emozionati, è veramente bello vedere Napoli, la Napoli che gira il mondo, sì. Una Napoli vera, reale, culturale, artistica, grazie a voi che lavorate anche un anno intero. Grazie a te e alla prossima edizione, alla 16ª, grazie di cuore, vi aspettiamo in tanti, grazie. 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 Napoli Cultural Classic 2015, veramente con un grande attore, una persona straordinaria e veramente competentissimo, Danilo Burgia, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Eccoci qua, abbiamo appena finito questa 15ª edizione di Napoli Cultural Classic. Veramente un'emozione vedere tutte queste eccellenze, Danilo. Beh sì, è un'emozione, una gioia e un merito soprattutto per Carmine Ardolino, il presidente di Napoli Cultural Classic, perché come esattamente ha precisato lui, sono queste occasioni per poter avere questa commistione fra le varie, diciamo, possibilità che la cultura offre sia a livello nazionale che internazionale, quindi stasera c'erano rappresentanti anche della Cina, dell'Albania, quindi un merito a lui che, come lui giustamente tiene a precisare, si autotassa come associazione per poter far sì che la cultura continui a vivere e soprattutto per far sì che la cultura venga resa nota e portata in auge in un contesto e in un capolavoro artistico come questo delle Basiliche Paleocristiane di Civitile. Possiamo chiederti i tuoi progetti futuri? I miei progetti futuri sono un musical, che è quello che anche Non abbiate paura, dove interpreto il ruolo di Papa Giovanni Paolo II, e poi a ottobre andrà in onda su Rai 1 la fiction Provaci ancora prof con Veronica Pivetti. Un saluto caloroso ai telespettatori di Occhio all'Artista, un bacio, ciao! Sembrava la città.